In questi giorni lei ha rilanciato l'attuazione della città metropolitana a Milano, raccogliendo adesioni trasversali tra le varie forze politiche, non ultima quella del sindaco stesso di Milano, Giuliano Pisapia. Quali sono i prossimi passi per una effettiva attuazione di questo progetto? Io sono molto contento che il sindaco Pisapia abbia accolto positivamente l'appello che ho lanciato su affari italiani. Mi auguro che anche il presidente Podestà voglia accogliere dare la medesima disponibilità. È importante marciare verso il superamento della provincia di Milano come grande segnale di cambiamento. È una di quelle grandi riforme che in Italia dobbiamo fare per essere credibili nei confronti dei cittadini. Nel momento in cui chiediamo ai cittadini tanti sacrifici, dobbiamo anche essere credibili nelle riforme necessarie. Questa è una riforma necessaria sia per dare un contributo ai risparmi dei costi della politica, sia anche e soprattutto per dare più efficienza alla macchina amministrativa milanese. La città metropolitana, con il superamento delle vecchie istituzioni, serve per rendere Milano più competitiva e più capace di rilanciarsi in questo secolo. E quindi è importantissimo che alle parole adesso seguano i fatti. Da qui al 2014, data di scadenza naturale della provincia di Milano, c'è tempo per attuare il percorso previsto dalla legge per chiudere definitivamente la storia della provincia di Milano e dar vita quindi alla città metropolitana.